come dimenticate, per poi tornare un giorno con un soffio di vento, il pianto di un bimbo, il sorriso di un padre, con l'emozione di un gesto inaspettato. I tuoi occhi osservano la vita che c'è intorno ed ecco che quelle note, in fondo mai sparite, le senti davvero e danno un sapore diverso a tutto ciò che hai intorno. Note che si disegnano sulla pelle, note che danzano coi pensieri. Se esiste sulla terra qualcosa di magico davvero, allora di certo quel qualcosa ha un nome. Musica. Nel vivo della nostra serata, la Fondazione Carlo Gesualdo, presieduta dal notaio Edgardo Pesiri, ci tiene a ringraziare tutti i presenti che, nonostante le condizioni meteo non proprio favorevolissime, hanno voluto partecipare a questo evento, soprattutto quelli che di voi vengono da più lontano. Ricordiamo che la Fondazione da anni ormai è impegnata, attraverso la collaborazione con diversi enti e associazioni culturali, nella promozione della figura e del genio musicale del grande principe madrigalista, attraverso numerosi eventi di portata internazionale. A questo proposito voglio proprio ringraziare chi mi ha voluto questa sera con voi, perché mi ha fatto scoprire queste bellissime atmosfere suggestive, questi posti incantevoli, quindi grazie veramente. Ma adesso veniamo a noi. Il 2017 è appena cominciato, si può dire un anno ancora neonato, e già si annuncia ricco di numerosi eventi, appuntamenti con convegni, ci aspettano concerti, mostre, il premio internazionale Carlo Gesualdo, le giornate gesualdiane internazionali e naturalmente Gesualdo in jazz. Vi anticipo che il secondo appuntamento appunto con il jazz è già previsto per giugno, quindi non prendete impegni perché vi aspetta l'appuntamento con il bravissimo Enrico Rava. Ora però per tutti voi, per entrare nel vivo della nostra atmosfera, c'è una piccola sorpresa prima del concerto. Vorrei presentarvi un gruppo di giovani promettenti artisti, Irpini Doc. Sono giovanissimi, quindi incoraggiamoli, e sono impegnati in un progetto lodevole, un progetto socio-culturale che punta appunto ad avvicinare i giovani alla conoscenza della musica, dello strumento musicale, in particolare della fisarmonica, e all'arte dell'improvvisazione. Questa sera ci faranno ascoltare Arra, ed ecco a voi per Gesualdo in jazz la Irpus Accordion Orchestra. Thank you.
questa Accordion Orchestra per questa bella esecuzione che in qualche modo ci introduce già, come dicevo, nel clima dell'atmosfera, insomma, di quello che ascolteremo a breve. Ma prima di proseguire il nostro percorso musicale, volevo ricordare a tutti che dopo il concerto, tempo permettendo, la serata non finisce qui. C'è infatti una visita guidata al Castello di Gesualdo che è assolutamente un appuntamento d'eccezione da non perdere perché, come sappiamo, è un evento straordinario la sua apertura serale. È possibile infatti visitarlo esclusivamente di giorno, quindi mi raccomando, non perdetevi questo appuntamento. Ma ora entriamo nel vivo della nostra serata di Gesualdo in jazz. Questa sera vedremo esibirsi due artisti di grandissima levatura. Abbiamo Carmine Ioanna e Giovanni Falsone. Ma conosciamoli? Giusto, una giusta accoglienza per un pubblico caloroso. Conosciamoli un po' meglio. Carmine Ioanna, pensate, è un avellinese, no? Anche lui un irpino doc. Ma pensate che inizia a suonare all'età di soli 4 anni. Non sapeva forse neanche ancora parlare, ma suonava. Quindi all'età di 8 anni già lo vediamo collaborare con le diverse realtà musicali, territoriali, e pertanto i suoi studi iniziano prestissimo, si diploma presso il conservatorio e accanto ai suoi studi di musica classica non abbandona mai il jazz, la sua vera vocazione. E per cui anche questa sera lo ascolteremo e lo ammireremo. Vanta numerose collaborazioni nazionali e internazionali e una curiosità, Carmine Ioanna viene definito lo zingaro di Irpinia. Perché? Perché mette questa forte carica emotiva mentre suona, questa carica emotiva che da un lato ci ricorda le origini di una terra come la nostra, l'Irpinia, così carica di tradizione, di passioni. Dall'altro ci dice anche del suo spirito, sempre spinto alla ricerca di nuove sonorità, di nuovi appunto spunti con cui contaminare la sua arte e per cui gira il mondo. Infatti, nonostante la sua giovanissima età, può vantare, pensate, già più di 30 concerti in tutto il mondo. E veniamo poi a Giovanni Falsone. Anche lui inizia giovanissimo, a 17 anni inizia i suoi studi dello strumento della tromba e a Palermo si diploma presso il conservatorio. Anche lui è un esperto di musica classica, ma definitivamente si vota al jazz nel 2004 ed è da quel momento che inizia il suo percorso di docenza e composizione nel jazz. Vanta numerose collaborazioni nazionali e internazionali ed è uno degli esponenti del jazz più importanti della scena europea, quindi un nostro talento tutto italiano. E possiamo dire che ha suonato sui principali palcoscenici europei, ma da 3 stagioni musicali le sue composizioni vengono regolarmente eseguite nell'ambito dei concerti da camera dell'Orchestra Sinfonica di Milano. Ebbene signori, questa sera il talentuoso fisarmonicista Carmine Ioanna e il geniale trombettista Giovanni Falsone si esibiranno per noi in un incontro assolutamente inedito. La performance a cui stiamo per assistere nasce da un'esigenza, quale vi starete chiedendo? Un'esigenza precisa che è quella forse che poi accompagna la nascita di tante opere d'arte, quella di raccontarsi. Infatti i due artisti si racconteranno attraverso questo loro incontro musicale, racconteranno a noi in maniera del tutto inedita, del tutto originale e personale le loro vite, le loro gioie, le loro passioni, le loro difficoltà. Un percorso emotivo che un po' appartiene a tutti, in cui ci potremmo immedesimare, sono cose che viviamo anche noi tutti i giorni. E loro ce lo diranno sì attraverso i loro strumenti, ma soprattutto attraverso un linguaggio universale, immediato, che va oltre le parole, quello della musica. La musica come esperienza, come ricordo, come fluire di stati d'animo, che ci ricorda che siamo tutti un po' appartenenti allo stesso mondo, tutti un po' collegati, tutti un po' folli. Ma adesso bando alle parole e lasciamo il posto alla protagonista della serata, la musica. Quindi, signore e signori, per Gesualdo in jazz,
Carmine Ioanna Mitz Giovanni Falzone. Thank you.
Thank you.
Grazie a tutti. Volevo ringraziare ancora una volta la Fondazione Gesualdo Jazz che ci ha invitato qui questa sera. Ringrazio Aldo Zara personalmente, un caro amico che ha insistito molto per far sì che questo evento si potesse svolgere. Ho il piacere questa sera di avere qui con me al mio fianco un grande musicista, uno dei miei musicisti preferiti tra l'altro, Giovanni Falzone. E niente, questo sarà un incontro, quindi ci lasceremo trascinare dalle emozioni, dalla musica e speriamo di trascorrere un po' di tempo fatto da belle emozioni, da bella energia. Grazie e buon concerto a tutti. Thank you.
Thank you.
Giovanni Fazzoni. Carmine Loana. Thank you.
Thank you.
Grazie, noi volevamo salutarvi con quest'ultimo brano. Giovanni Falzone. E tutto meraviglioso musicista, Carmine Giovanna! Bravo! Prima ci siamo detti cosa suoniamo. E allora stavamo cominciando a stabilire troppe cose, abbiamo detto no, allora che incontro è? Il jazz ha questa magia, no? Quella di incontrarsi attraverso i suoni, e quindi devo dire che sono molto felice di aver potuto farlo, insomma, assieme a Carmine, perché è un musicista che stimo tantissimo anch'io, quindi è stato un grande piacere. Volevo fare un ringraziamento così di cuore, sentito, a tutta l'organizzazione, a Aldo, a voi che siete numerosi, a Carmine che ha avuto l'idea di invitarmi, quindi grazie di cuore a tutti. Oh,
volta.
Abbiamo preparato una sorpresa stasera. Oltre a me e Giovanni, io avevo il piacere di invitare sul palco un caro amico, un musicista, anche lui irpino, un grande sassofonista, un amico di sempre. E devo dire qualcosa perché si deve preparare, quindi dobbiamo spendere un po' di tempo. Gente, colgo sinceramente l'occasione per ringraziare tutti voi per essere qui questa sera. Per me è sempre un grande onore e piacere suonare comunque in Irpinia, nella mia terra, poi soprattutto con musicisti come Giovanni, che, a cui fare un grande applauso. Volevo ringraziare inoltre anche Irpus Accordion Orchestra, che avete visto prima di noi, vi fare un grandissimo applauso. E niente, speriamo insomma di rivederci presto. Io auguro un grande futuro roseo e prospero a Gesualdo Jazz, che è una manifestazione organizzata dalla Fondazione e da tante persone che ci mettono l'anima e il cuore. E io vi sono grato ancora una volta a tutti voi dell'invito, grazie mille, e speriamo insomma di rivederci presto. Grazie a tutti e buon proseguimento. Intanto vi presento Luca Roseto. Facciamo un brano, abbiamo un titolo per tutto un programma, sì. Salto nel vuoto. Più adeguato alla serata, ma grazie. Yeah. Thank you.
Per queste emozioni, anzi li richiamerei, preparate un caloroso applauso per Giovanni Falzone e Carmine Ioanna che ci raggiungono nuovamente. Grazie. Grazie di cuore per averci regalato questo appassionato incontro musicale. Grazie, ricco di sensazioni. A questo proposito chiamerei accanto a me anche il presidente della Fondazione Carlo Gesualdo, il notaio Edgardo Fesiri. Buonasera notaio, ancora un altro evento per la Fondazione ricco di cultura. Due artisti d'eccezione. Sono d'accordo. Sinceramente mi dispiace che è finito. È vero. Avrei continuato a sentirvi. E volevo un saluto di
ringraziamento soprattutto a tutti, e tra la noia e il dolore che ci prospetta una società come questa, fatta di apparenza, di inganni, di egoismo, di solitudine, di deserto solitudine, penso che la Fondazione questa sera vi abbia donato un attimo di serenità, un attimo. Sono d'accordo. Quindi voglio ringraziare veramente prima di tutto l'amministrazione in persona del sindaco di Gesualdo, voglio ringraziare Padre Leone che ci ha ospitato in questa bellissima chiesa di Gesualdo, voglio ringraziare gli ospiti che sono venuti da fuori, veramente degli amici che hanno dimostrato in questo momento, e non faccio il nome perché siete in molti, di essermi amico prima di tutto, ma soprattutto di apprezzare i momenti belli della vita, perché questa è la bellezza della vita. Quindi mi auguro che di avere altri momenti come questi, non tanto di solidarietà, ma soprattutto di umanità, perché questo abbiamo bisogno, soprattutto di questo, in questa società. Per sentirci, non dico più fratelli, ma soprattutto per poter sperare nel futuro in un vincolo, diciamo, effettivamente di amicizia, di coscienza. E quindi mi auguro di avere altri incontri come questi, la Fondazione li sta programmando, non lo dico anticipatamente perché i soci della Fondazione sono fatti di concretezza. Facciamo le cose, poi parliamo, invece di parlare e non fare niente. Questo è importante. Quindi ringrazio soprattutto il la cittadinanza di Gesualdo, dopo gli ospiti che sono qui venuti. Ringrazio i soci della Fondazione, il comitato scientifico, nella persona del professor Carlo Santoli che è qui presente. Voglio ringraziare il comitato organizzatore, in persona del suo presidente Aldo Zarra, ma tutti coloro che hanno lavorato, tutti coloro che sanno che significa organizzare qualcosa. C'è tanto lavoro, veramente tanto lavoro, però ne vale la pena, vista la vostra partecipazione, per voi l'elemento essenziale siete voi. Voi che partecipate, che date forza a noi di andare avanti, ma soprattutto per voi stessi, per avere dei momenti di unione e di solidarietà. Grazie a tutti. E dal momento che penso che la poesia, la musica e la poesia sono strettamente collegati e non c'è... Grazie! Anticipato di un attimo... Però ha fatto bene, ha fatto bene. Grazie, grazie alla presentatrice. Grazie a lei. Per la sua signorilità e per la sua competenza, perché abbiamo bisogno di tanto di questo, di competenza, di coscienza, di onestà, di umiltà soprattutto. E veramente ripeto che musica e poesia si collegano e sono un tutt'uno nell'ambito dell'arte e del sentimento umano. Beh, passo la parola alla mia presentatrice per... Bene, notaio, le emozioni... E c'erano i versi, le emozioni fatti da un irpino, ma soprattutto guardiamo i giovani, anche 30 secondi ancora, loro ne sono l'esempio, ma ce ne sono tanti altri che sono il vanto della nostra Irpinia, e io ci tengo tanto perché amo la mia terra. Grazie. E questa poesia è richiamata... Si chiama l'amore per la terra di un irpino, forte come siamo tutti quanti noi. Grazie. Qui, dove albe dorate preludono amerigi di fuoco, qui dove strade e vicoli, pietre ed angoli raccontano storie antiche di sofferenze, di sacrifici e di gioie, qui dove la calura estiva si riempie del canto di grilli e di cicale, qui dove d'inverno i violini del vento concertano arcane armonie sulle sensibili corde di querce e di ulivi, qui, dove dal muraglione puoi sognare di guardare al mondo, qui dove l'albero antico donava
ombra e ristoro alle contorte membra di chi, stanco per sofferenza, non era più adatto alla vanga e al piccone, qui dove la piazza più bella del mondo ospita a sera tutti ed ognuno, qui dove con ciascuno puoi scambiare un motto, un saluto, un sorriso, qui dove carezzasti i primi sogni, qui dove il tuo mondo bambino si popolava di ombre e fantasmi, qui dove umide stille di onesto sudore fertilizzarono il tuo cammino verso il domani, qui dove l'aria è salubre e le acque sono miracolose, qui mi piace restare, anche quando non potrò mai più partire. Dalla Duna del Notaio, Edgardo Cotiri. Grazie, grazie. Splendidi versi, di emozioni. Beh, che dire, signori, una serata di grande empatia e emozioni annunciate, ma prima di salutarci, prima di congedare tutti, io vi voglio ricordare, notaio, ricordiamo due appuntamenti imprescindibili. Il primo, abbiamo detto, è a giugno, sempre con Gesualdo in jazz, con Enrico Rava, e il secondo è proprio adesso, ed ecco l'ingegnere Michele Zarrella che ci accompagnerà in questa visita guidata del castello di Gesualdo, quindi mi raccomando, non perdete la visita guidata. Grazie a tutti ancora per la partecipazione e per le emozioni di questa sera. Buonanotte a tutti. Allora.